Giuseppe Gioffrè. Ecco chi è il suo fidanzato. Dopo l'intervista realizzata da Silvia Toffanin ai tre giudici del serale di Amici, il gossip è in fermento. Durante l'ospitata Verissimo, è venuta fuori una notizia davvero inaspettata. Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè non sono più single. Ebbene sì, entrambi si sono fidanzati. A spifferarlo a dire il vero, è stato Cristiano Malgioglio, almeno per quanto riguarda Giuseppe Gioffrè. Malgioglio infatti, parlando con la Toffanin, ha confessato di aver sentito parlare il suo collega giurato al telefono con una misteriosa persona. Da quello che si è capito, i due parlavano in inglese e i loro discorsi erano alquanto romantici. Ed ecco che il ballerino, alla fine, ha ammesso di avere una storia con una persona che vive a Los Angeles. Anche Michele Bravi, punzecchiato da Malgioglio, ha ammesso di non essere più single. Non lo ha detto chiaramente, ma lo ha fatto intendere nel momento in cui, rivolgendosi a Cristiano, ha detto: «Ti faccio contento, io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po' che non pubblico canzoni». Malgioglio ovviamente non vedeva l'ora di far confessare i suoi colleghi giudici, ed è stato felicissimo di esserci riuscito. Queste rivelazioni hanno stupito pure il pubblico che seguiva Verissimo. In molti, infatti, non si aspettavano che Giuseppe e Michele si aprissero così tanto di fronte alle telecamere. Malgioglio, da bravo fratello maggiore, ha poi suggerito ai due giovanotti di essere meno riservati e di mostrarsi più apertamente al pubblico. Sia Michele che Giuseppe hanno poi voluto sottolineare che queste loro storie sono appena nate e che quindi vogliono andare con calma. Ovviamente sono felici, ma non vogliono dare troppa importanza al tutto. Come si suol dire, se son rose fioriranno. Per il momento, entrambi si godono il momento di serenità che stanno vivendo, fatto anche di complicità e di rispetto, con i rispettivi partner. Insomma, sono prudenti. Resta il fatto che questa notizia ha scatenato il popolo della rete, che non vede l'ora di sapere altri dettagli sulla vicenda. Chi sono queste persone che hanno rapito il cuore di Giuseppe e Michele? Per il momento, resta un mistero. Bisognerà forse chiedere a Malgioglio, visto che per sua stessa ammissione, lui non riesce a tenersi nulla per sé. Appena ne sapremo di più, saremo qui pronti ad informarvi. Anche voi siete rimasti stupiti da questa notizia? Vi piacciono questi tre nuovi giudici del serale di Amici? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.